Ciao, io sono Giungla e sono molto felice di essere qui. Questa sera vi suono un po' di pezzi dal mio EP. Comporre rispetto a quando ero con una band è leggermente cambiato, nel senso che adesso mi preoccupo probabilmente di più da subito di quello che è anche il sound e la produzione. Io non mi ritengo una producer, ovviamente, però comunque cerco di pensare ovviamente a quello che può essere il live o alla resa finale per forza, cioè devo avere un'idea comunque di quella che è la cosa finale, mentre prima ovviamente magari andavo in sala prove con la struttura, diciamo lo scheletro del pezzo, e poi le cose insomma le mettevamo su assieme. Con Fede diciamo che eravamo amici da tempo, perché ci ha invitato più volte con la band con cui suonavo prima a, insomma, a dividere il palco con i ministri. E diciamo che quando mi sono trovata con questi pezzi in mano è stata la prima persona a cui ho pensato di farli sentire per chiedergli un consiglio, perché avevo lavorato molto da sola, però sapevo che avrei avuto bisogno di un'opinione comunque esterna per raggiungere, insomma, altri tipi di risultati o comunque capire qual era la quadra del tutto. E insomma, da sempre ci siamo confrontati su un sacco di cose, quindi è stato abbastanza naturale rivolgermi a lui su questa cosa. La data con i Battles è stata incredibile, tra l'altro è stato molto strano per me perché appunto sono da sola sul palco, quindi suonare prima di una band del genere che ha un suono
veramente devastante. Mi sentivo, essendo molto anche fan di questa band, mi sentivo praticamente quasi, insomma, molto in difetto anche in un certo senso. Però sono stati carinissimi, mi hanno anche ringraziata e citata dal palco, quindi è stato molto bello. Con Is Cleanliness sono stata bassista per un anno per tutto il tour del primo disco, che si chiama Vicious, e è stata un'esperienza veramente incredibile perché ho avuto la possibilità di fare due tour europei, andare a suonare al South by Southwest in America, andare a suonare BBC Six, insomma veramente cose incredibili che mi hanno dato la possibilità di vedere anche come funzionano tante cose fuori e di conoscere anche band, di vedere col palco, il palco con band come Widowspeak, The Runter. È ovviamente un'esperienza che da un certo punto di vista mi manca molto, però so che insomma è giusto così, e anzi vi saluto. Questa si chiama Sand. I love the sound in my shoes.
Il mio rapporto con i social in realtà è abbastanza tranquillo, nel senso che mi sono abituata più o meno ad usarli perché fa un po' parte del gioco. Su certe cose non sono molto esagerata, cioè mi sento forse anche un po' fuori dal tempo per stare tutto il giorno ad aggiornare magari sia Snapchat che Instagram, però comunque mi divertono e li uso parecchio. Artisti italiani da cui prendo magari direttamente riferimento, ti direi che non mi vengono in mente, cioè ho avuto sicuramente dei periodi in cui ho ascoltato gli After Hours o altre band, però i miei riferimenti musicali sono principalmente esteri. Non ho ancora ascoltato tutto l'album delle Warpaint, però ho sentito il singolo e mi piace tantissimo. Sì, sono una delle mie band preferite. A luglio ho suonato a Festival Moderno, dove c'era una line-up che se non avessi suonato sarei andata da pubblico, e suonavano due tra i miei artisti preferiti del momento, che sono Blood Orange e Grimes. Quindi essere anche solo nella stessa locandina di questi artisti è stato incredibile. I miei obiettivi al momento sono sicuramente di riuscire a guardare anche un po' fuori, quindi suonare tanto e semplicemente cercare di migliorare sempre di più, essere consapevole che insomma si può sempre fare meglio, e penso che tornerò in studio a breve per insomma per rimettere mano del materiale e vediamo cosa succede. Ho già degli altri pezzi che sto già facendo dal vivo con lo stesso setup, insomma, di come è stato anche registrato il disco, però ho in mente di tornare in studio per magari cambiare alcune cose, complicare tra virgolette un pochino. Adesso faccio una cover di una ragazza che si chiama Impress Off e il pezzo si chiama How Do You Do It.
Giungla, grazie.